Frank Matano, noto personaggio televisivo e influencer, ha recentemente scritto una lunga lettera su Instagram rivolta a Francesco Pio e a tutti coloro che cercano di imporsi con la violenza. Nel testo Matano ha parlato della sua infanzia e adolescenza vissuta nella provincia di Caserta, in cui ha spesso visto e subito l'aggressività di alcuni ragazzi legati alla camorra. Ha descritto i suoi viaggi in autobus e gli sforzi che faceva per evitare di incontrare persone pericolose, ma alla fine è stato comunque aggredito da un ragazzo che cercava di dimostrare il suo valore al gruppo. La lettera di Matano è stata scritta in risposta alla perdita di Francesco Pio, coinvolto per errore a Napoli da un proiettile esploso da un suo compaesano durante una rissa. Secondo gli inquirenti, il colpevole Valda è il figlio di una famiglia di criminali residente nella periferia della città. Matano ha sottolineato la responsabilità dello Stato nel lasciare molti giovani a se stessi e ha parlato della dinamica sociale basata sulla violenza e sul potere applicato in pochi chilometri quadrati. Ha anche raccontato la sua esperienza personale di essere stato minacciato e colpito senza motivo da un coetaneo che cercava di dimostrare il suo valore al gruppo. Matano ha concluso la sua lettera con un appello a tutti coloro che cercano di imporsi con la violenza, invitandoli a guardare oltre i confini della propria città e a considerare l'importanza di autodeterminarsi e di aprire la propria coscienza. Voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutti gli altri video.